le competenze al centro per il consulente finanziario 2019. Siamo in compagnia di Jonathan Figoli, presidente di Professione Finanza, in occasione della sesta edizione dei Professione Finanza Awards. Come commenti questa serata? Ma sono particolarmente contento, Alessia, e grazie anche della domanda. Soprattutto in questa sesta edizione sono venute fuori le competenze, cioè la qualità della consulenza. Questo effettivamente è la volontà, è quella proprio di mettere in luce la qualità e non tanto i numeri in questa serata. E devo dire che la qualità delle competenze dimostrate in quattro diverse aree consulenziali è davvero molto elevata. Questo mi fa ben sperare ovviamente anche per il futuro della consulenza finanziaria proposta al cliente finale. Stiamo cercando di creare per loro tutta una serie di attività di visibilità che possano essere un fantastico incontro fra il mondo dell'offerta e della domanda di consulenza qualificata. Quindi è tutto quello che riguarda la competenza, per me sarà il futuro della consulenza finanziaria. E a proposito di futuro, quali sono le prossime iniziative che avete in programma? Beh, noi come sai siamo una società di formazione, quindi principalmente diamo evidenza ai corsi di formazione. Fortunatamente questi solitamente cominciano nel mese di febbraio-marzo e quindi dedichiamo l'intero mese di gennaio al nostro PF Expo, che è l'evento vetrina, sempre in termini di contenuti. Faremo diversi workshop, la special guest di quest'anno sarà Carlo Cottarelli, che è il 22 gennaio a Milano al Palazzo delle Stelline. Io invito ovviamente tutti i professionisti della finanza in senso anche più allargato rispetto ai singoli consulenti, ci rivolgeremo anche molto ai commercialisti, gli avvocati, notai quest'anno, facendo una sorta di tavola rotonda istituzionale d'apertura con i vari presidenti degli ordini per cercare di andare a creare un protocollo comune per fare una consulenza finanziaria etica sostenibile nei confronti del cliente finale. Quindi il prossimo appuntamento al PF Expo, tanti altri poi nel corso dell'anno. Allora ci rivediamo al PF Expo. Assolutamente. Grazie e complimenti. Grazie mille Alessia, a presto, salve. Siamo in compagnia di Danilo Magno di Altro Consumo Finanza. Ecco, in una serata come quella dei IPF Awards, in cui si premia la competenza e l'eccellenza, in un anno come quello dell'introduzione di MiFID 2, voi che tipo di impatto state riscontrando? Buonasera a tutti. Noi Altro Consumo sono 30 anni che ha il contatto diretto con il risparmiatore finale, quindi cerca di fare informazione a livello finanziario, consulenza, e ha il riscontro diretto di quelle che possono essere le problematiche, le esigenze del piccolo risparmiatore italiano. E sempre più il piccolo risparmiatore ha bisogno di fiducia, quindi di riconoscere nel consulente, nella persona che si interfaccia con il denaro, insomma, poi del risparmiatore finale, una capacità di gestire questo denaro nell'interesse esclusivo del cliente finale. Quindi in questo senso la qualità, la competenza è un elemento fondamentale che sarà sempre più evidente poi con la MiFID 2, in cui sarà assolutamente chiaro quanto il risparmiatore spende per ricevere questo tipo di consulenza. E voi dal vostro osservatorio privilegiato che tipo di domande vedete che il risparmiatore si pone e che tipo di qualità cerca, al di là dell'aspetto della fiducia nel proprio consulente? Si tratta sostanzialmente di capire quelle che sono le esigenze fondamentali, quindi le esigenze sono le più variegate. Ci sono dei risparmiatori che hanno già un determinato livello di consulenza finanziaria, alle quali ovviamente si può proporre qualcosa di più strutturato, qualcosa di più complesso, e altri risparmiatori che invece hanno delle esigenze molto assolutamente di base, a cui bisogna rispondere con dei prodotti semplici. Molto spesso nasce la delusione di avere una consulenza su magari dei prodotti che non sono perfettamente adatti a quelle che sono le esigenze del cliente. Quindi questo è un elemento cruciale da parte del risparmiatore finale. Infatti che anche con MiFID 2 diventa centrale. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi, buonasera. PF Award per Banca Widiba come miglior intermediario, come si sente di commentare questo riconoscimento? Allora, sicuramente sono orgoglioso di aver preso un premio così prestigioso. È la dimostrazione che come banca abbiamo visto bene nel puntare in passato a certificare i consulenti finanziari. Noi continuiamo a essere l'unica banca in Italia ad aver chiesto la certificazione da un soggetto esterno. Siamo una banca molto tecnologica e innovativa, ma il vero valore aggiunto sono le persone, e continuiamo a investire molto sulle competenze e sulla valorizzazione delle persone. Qui secondo me faremo la vera differenza con l'avvento della MiFID 2, diciamo il prossimo anno, quando il cliente avrà veramente la consapevolezza del costo della prestazione. Quindi la competenza al centro, la trasparenza e la fiducia come elementi cruciali. Assolutamente.
trasparenza fondamentale. Dopo il fallimento della MiFID 2 speriamo che adesso il cliente sia realmente messo al centro nella relazione tra banca, consulente e intermediario. Grazie e congratulazioni. Grazie a voi. Siamo in compagnia di Massimo Giacomelli di Azimut Global Advisors. Qui al PF Awards si è premiata la competenza, l'eccellenza nell'ambito della consulenza finanziaria. Quanto conta anche nella vostra realtà? Ma nella nostra realtà, come in tutto il settore, la competenza è diventato un elemento fondamentale, è uno dei due driver strategici per poter competere con l'evoluzione del nostro mercato e le nuove esigenze dei clienti. Competenza e diversificazione del servizio, quindi consulenza allargata. Per poter erogare degli ottimi servizi di consulenza bisogna averne le competenze. Il rischio sennò è di essere dei meri distributori di prodotti o essere dei gestori di asset allocation e quindi perdere contro delle macchine che sono diventati molto più bravi di noi. La competenza serve per fare la differenza, serve per comprendere le esigenze dei clienti, per soddisfare le esigenze dei clienti e per poter mettere a disposizione degli stessi i servizi altamente evoluti che iniziano a essere non più solo servizi di consulenza finanziari, ma come abbiamo visto adesso servizi di consulenza patrimoniali. Bisogna saper parlare di fiscalità, bisogna saper parlare di real estate, bisogna saper parlare di tutto quello che è il mondo tributario. E per fare questo bisogna avere le competenze, bisogna avere la capacità di conoscere le persone giuste e di potersi affidare alle aziende che mettono a disposizione questi servizi. È questo un ritratto anche di ciò che MiFID 2 da un punto di vista normativo sta spingendo a fare le diverse realtà. Voi che tipo di riscontri state avendo? Beh, noi diciamo che da questo punto di vista siamo, mi posso permettere di dire, leggermente avanti rispetto agli altri, perché noi abbiamo già impostato il nostro lavoro, il nostro modello distributivo su una realtà già avanzata che vede in una sorta di studio associato il servizio di consulenza, dove all'interno dei nostri ambienti c'è la possibilità non soltanto di erogare servizi di consulenza finanziaria, ma erogare anche tutti quegli altri servizi, come dicevamo prima, tributario, legale, real estate, che completano un servizio di consulenza alla persona fisica, all'azienda e quindi sia alla famiglia che all'imprenditore. Grazie mille, dottor Giacomelli. Grazie a voi. Siamo in compagnia di Marina Marano, che si è aggiudicata PF Award come consulente d'eccellenza. Come commenta questo riconoscimento? Ovviamente è una cosa che mi lusinga particolarmente. È un riconoscimento forse a un'attività che svolgo da 20 anni. È un'attività che comporta sacrificio, dedizione, passione, amore per i clienti. A proposito di quelle che sono le sfide che insomma ci si aspetta per il futuro, domanda da 1 milione di euro, quali potrebbe segnalarci? Guardi, ritengo che fondamentalmente per i prossimi anni dobbiamo essere noi operatori del settore a comprendere che il mercato è cambiato, ma dobbiamo saperlo trasferire ai nostri clienti, quindi dobbiamo umanizzare molto l'attività, e la sfida secondo me è questa, cioè porci noi la domanda: se fossimo noi i clienti, cosa desidereremmo e comportarci in questo modo? Credo che sia questo poi il modo di comportarsi di un consulente che vuole veramente rispondere alle esigenze del cliente. Un consulente d'eccellenza come lei. Ancora congratulazioni. Grazie. Siamo in compagnia di Alex Chiabrera in occasione dei Professione Finanza Awards. Rispetto all'impatto di MiFID 2, qual è il suo riscontro? Beh, io credo che finalmente attraverso MiFID 2 si dà valore al cliente e non si pensa solo più esclusivamente a perseguire logiche di prodotto, logiche di redditività che escludono nella ricerca del valore appunto quelle che sono le esigenze e i bisogni del cliente. Indubbiamente MiFID 2 porterà nel medio termine una riduzione dei margini che però attraverso lo sviluppo di competenze specifiche si potranno andare a recuperare aumentando il numero di persone che decideranno di affidarsi a consulenti esperti. Lei si è aggiudicato due riconoscimenti proprio per la competenza, ecco, come commenta questa vittoria?
Sono felice di essermi affidato ad un percorso di certificazione Uni & ISO che permette effettivamente di poter dare dimostrazione dei sacrifici che spesso vengono fatti nella vita di tutti i giorni, dovendo sacrificare tempo al sociale, tempo alla famiglia, tempo ai divertimenti per poter studiare la materia e farsi trovare pronti a raccogliere le sfide del mercato. Quindi aver trovato un'azienda che certifica tutto questo è quanto di meglio mi sarei mai potuto aspettare nello svolgimento della mia professione. Congratulazioni. Grazie infinite. Marco Miscischi è tra i consulenti d'eccellenza in questi IPF Awards, sesta edizione. Come commenta questo riconoscimento? Innanzitutto è una soddisfazione importante. È un'ulteriore soddisfazione essere qui per il quarto anno di fila e aver visto e apprezzato come professione finanza ha aumentato negli anni la complessità dei test che va a fare proprio per certificare le competenze, e riuscire ad essere tra i premiati è sempre una soddisfazione perché vedo crescere le competenze e anche come poi utilizzarle con il cliente, che è il nostro obiettivo ultimo. Poi tra l'altro per voi la competenza, la professionalità, la fiducia sono temi cruciali anche in ottica di MiFID 2. Come questo sta impattando? Nel nostro caso non sta impattando, perché come consulente, come rete, da sempre, da quando ancora prima della nascita di MiFID 1 si cercava di fare gestione del cliente e consulenza sul cliente, per noi il perno centrale è il cliente, e quindi parlare di costi, parlare di quello che è il portafoglio, parlare di quelli che sono i servizi accessori è un qualcosa che da sempre facciamo. Quindi quando arriveranno gli estratti conto, dove ci sarà la trasparenza massima, non è una novità. E questo è ciò che fa la differenza, cioè quando con il cliente si instaura una relazione basata sull'analisi dell'esigenza e aver presentato poi la soluzione giusta all'esigenza stessa, l'aspetto costo passa in secondo piano. Congratulazioni! Siamo in compagnia di Pietro Arienzo, vincitore dei IPF Awards per le competenze professionali. Come si sente di commentare questa importante vittoria? È inutile dire che sono molto contento per il riconoscimento, anche perché è stata una gara non semplice che ha richiesto molto impegno e grande partecipazione, per cui solo soddisfazione e immensa gioia in questo momento. In un momento appunto delicato come questo, con l'ingresso di MiFID 2, quanto è centrale e cruciale il ruolo della competenza e quindi come sta impattando anche sul vostro lavoro? Direi fondamentale. Uno dei requisiti richiesti da MiFID 2 è proprio quello delle competenze professionali. Vengono richieste ai consulenti uno sforzo ulteriore in questo campo, quindi con un continuo aggiornamento e con nuove competenze che risultano essere al passo con quelle che sono le esigenze dei clienti. Quindi per questo sono anche contento di questo premio, che va proprio nel segno della MiFID 2. Congratulazioni. Grazie. Siamo in compagnia di Filippo Bertacche, che è stato insignito dei IPF Awards con diverse medaglie su diverse competenze. Ecco, come commenta questi riconoscimenti? Allora, questo è il quarto anno che partecipo, è sempre un piacere. Ogni anno è sempre una novità perché si imparano sempre cose nuove. È molto importante essere sempre il più possibile preparati, perché il nostro mondo è un mondo in continua evoluzione e dobbiamo essere sempre attenti, presenti, soprattutto con i nostri clienti che ci affidano i loro patrimoni e anche le loro sicurezze per il futuro. Quindi abbiamo una grossa responsabilità e tenersi formati e informati è fondamentale. A maggior ragione in un anno che ha segnato l'ingresso di MiFID 2, come sta impattando sul suo lavoro? Ma devo dire che da un punto di vista amministrativo sta impattando molto. Stiamo abituando i clienti a leggere i report sia della consulenza sia dei costi, e penso che nel corso del 2019 vedremo i primi impatti veri, perché il cliente comincerà a vedere in prima persona quali sono i costi che paga per la nostra consulenza, e quindi qui sarà importante
fare la giusta discrimine fra il costo corretto e la consulenza di qualità. Ancora congratulazioni. Grazie a voi. Siamo in compagnia di Donato Loria, che è vincitore dei PF Awards per la consulenza patrimoniale. Come senti di commentare questo riconoscimento? È stata una serata molto bella, molto interessante. L'organizzazione è riuscita a fare veramente un evento da ricordare e basta. E a livello personale, che cosa rappresenta per lei questo premio? Per me soprattutto significa confrontarmi con i colleghi, capire a che punto sono nella mia crescita professionale. Quindi per me è soprattutto un momento di confronto e ovviamente raggiungere questo risultato mi ha gratificato molto. Vuol dire che sono semplicemente sulla strada giusta, ma che devo comunque continuare a studiare. Infatti per voi consulenti sicuramente 2018 è stato un anno particolare, con l'ingresso di MIFID 2, impegnativo, la competenza al centro. Che impatto è stato avuto da parte vostra? È stato un impatto importante, infatti secondo me è stato un salto quantico, cioè è cambiato tutto. Forse non ne siamo ancora consapevoli di questo, però penso che il nostro lavoro evolverà velocemente e dovremo essere in grado anche noi di cambiare velocemente per adeguarci al mercato. Ancora congratulazioni. Grazie. Siamo in compagnia di Noemi Zirpoli, che è vincitrice del PF Awards per il progetto digitale dell'anno. Come commenta questa vittoria? Mi fa molto piacere, perché al di là del premio, che è sempre una soddisfazione, dietro c'è stato del lavoro su quella che è la mia attività, quindi indirettamente è un premio sia per il progetto ma anche per la comunicazione di un progetto di vita, di un progetto professionale che è più ampio, quindi assolutamente sono felicissima. Ha citato anche nel discorso di ringraziamento come le sfide del fintech, del robo advisory possano impattare nella vostra professione. Come lei riesce a coniugare le opportunità del mondo digitale con anche i rischi che possono comportare, magari in termini di professionalità che per alcuni viene un po' scalfita? Sicuramente è un aiuto avere un robo advisor, cioè lo usiamo, secondo me va usato. Un consulente finanziario deve saper usare tutto quello che la tecnologia ci mette a disposizione. Chiaramente non deve farsi cannibalizzare dalla tecnologia, ma assolutamente il robo advisor non è qualcosa che scalfisce, è qualcosa che aiuta. Poi chiaramente, anzi, ci lascia del tempo libero proprio per comunicare la nostra professionalità. Non dobbiamo farci troppo affidamento, ma non dobbiamo avere troppa paura di questo. Congratulazioni ancora. Grazie mille. Siamo in compagnia di Stefano Leccese in occasione dei Professione Finanza Awards. Oggi si parla ovviamente di consulenza finanziaria, patrimoniale e dell'impatto di MIFID 2. Dal suo punto di vista, qual è l'impatto che si sta avendo? Io credo che MIFID 2 sia allo stesso tempo una grande opportunità per i consulenti finanziari, ma può rappresentare anche delle criticità. MIFID 2 sicuramente sarà una rivoluzione all'interno del nostro settore, all'interno del risparmio, perché finalmente metterà il cliente al centro dell'attenzione attraverso una serie di trasparenza che prima spesso non accadeva. Quindi la cosa importante sarà per il consulente andare a creare una relazione che sia concentrata soprattutto sulla trasparenza dei costi e che allo stesso tempo riesca a trovare una efficientazione dei prodotti e quindi riesca a creare quella combinazione efficace che sia quella proposta di valore aggiuntiva che il cliente deve avere. Allo stesso tempo le criticità sono per appunto dettate dalle stesse cose, ovvero che i costi, se non affrontati col giusto e con il corretto metodo, potrebbero essere un tema che il cliente potrebbe non accettare o che potrebbe spaventarlo. E quindi è molto importante che il consulente riesca a capire come fare e in che modo presentare queste novità. Un commento invece riguardo alla vittoria, tra l'altro per l'ambito della consulenza patrimoniale e finanziaria. Sono ovviamente molto contento di essere stato premiato e risultare vincitore in queste due competizioni. È sempre molto bello
riuscire a ricevere dei premi quando si compete anche con altri professionisti, spesso molto preparati ed esperti. Quindi è una grandissima soddisfazione personale, spero che anche il prossimo anno riuscirò a raggiungere di nuovo questo premio. Per adesso mi godo la serata e aspetto di ricevere il premio a breve. Siamo al PF Awards e abbiamo qui con noi uno dei medagliati di questo ambito riconoscimento, Alessio Ferrabanti, che ha ricevuto la medaglia per la gestione della relazione con il cliente. Ecco, in cosa consiste una efficace relazione con il cliente? Guarda, per me alla base di un rapporto che si rispetti non può mai mancare la fiducia. È una cosa su cui punto molto con i miei clienti, è instaurare e soprattutto consolidare un rapporto di fiducia. Penso che senza questo sia difficile programmare e raggiungere gli obiettivi e i risultati sperati e concordati col cliente. E riguardo alle competenze che sono alla base anche di questo riconoscimento, quali secondo te sono le competenze più richieste da parte della clientela? Beh, direi soprattutto disponibilità, quindi essere disponibile per il cliente, magari ti può chiamare per qualsiasi cosa, anche ad orari non convenzionali, diciamo. Ritengo essere molto importante, disponibile, cerco di essere disponibile appunto sempre. E la trasparenza, quindi dire esattamente le cose come stanno al cliente senza nascondere niente. Grazie ancora e congratulazioni. Grazie.